Perché abbiamo già detto, luce naturale, tutto in esterni, e poi come se non bastassero film con le fiaccole, con improvvisi lampi di luce, insomma un film di forte contrasto, che un po' doveva accompagnare forse il contrasto che racconta la storia, che racconta lo scontro, il contrasto tra due fratelli. Sì, la cosa a cui tenevamo in assoluto con Matteo, e Matteo in particolar modo, era quello di raccontare proprio sulle, il rapporto dei due fratelli, quindi questa divisione, tra l'altro diventerà una serie che io non farò, perché la cosa più importante... Perché non la farai? Perché no, ma intanto perché per fare una serie ci vuole tanto tempo, devi dirigere tutte le orchestrazioni tecniche, io voglio perdere poco tempo, ad esempio. Anzi, prima finisco è meglio, nel senso che mi piace fare tante altre cose, però sicuramente la ragione è una, io un immaginario l'ho dato, nel senso mi sentivo onesto a renderlo unico, nel senso magari lo faranno anche meglio, per dire, altri colleghi bravissimi tra l'altro che ci lavoreranno, però sicuramente non ho più la necessità. Non ho più lo stimolo, e quando, come quando uno dice sono un disgraziato, sono disperato e mi devo inventare qualcosa per vedere. Allora lì io sono stato disperato e mi sono inventato qualcosa, e adesso sono troppo comodo, già so cosa farei, quindi non mi piace più. Senti, e comunque nella tua attività professionale come direttore della fotografia hai lavorato spesso e volentieri con esordienti, con giovani registi, con registi che sperimentano nel cortometraggio, insomma, forse proprio per quello che dicevi prima, la voglia di fare cose nuove. Assolutamente sì, la voglia di fare cose nuove e di avere la difficoltà. Per esempio, vengo da un cortometraggio, vengo da Palermo, io vivo a Roma, ma vengo da Palermo, dalla mia città, per ho girato un cortometraggio in due giorni, non avevamo soldi e praticamente eravamo in un garage, è una storia di un boss che sogna che tutti i boss sono gay. E allora avevamo uno spazio unico, e quello spazio unico il regista che era giovane non sapeva, dice Daniele dammi una mano perché non so qua con tutti questi attori non professionisti come fare. Allora io gli ho un'altra sfida. Siamo riusciti a portarlo in opera, non so che cosa sarà avvenuto, però sicuramente è una sfida, ma come tante altre cose ancora più belle, autori che comunque stanno crescendo. Io faccio molti incontri con le scuole, faccio la Rufa, la Griffith, ne faccio tantissime, non di scuole, faccio delle presenze di 2-3 giorni, anche al centro sperimentale, per raccontare un po' il mio punto di vista del cinema, no? Io il cinema ci sono cresciuto guardandolo insieme a mio papà e mi ci portava. Cioè io avevo questa emozione continua nel ricavare un immaginario, infatti vedevo molti film storici, molti più brutti, molti più belli, quando vedevo Tarkovsky non lo capivo. E allora quello che dico ai ragazzi è proprio questo, guardare il vecchio cinema e avere un proprio immaginario, perché altrimenti si cade nella trappola del tecnicismo. Poco fa dicevo la macchina dovrebbe, è una provocazione, è anche un virtuosismo, potrebbe essere, dovrebbe stare ferma, la macchina si muove lì, perché la macchina deve raccontare e deve scrivere delle sensazioni che alcuni registi lo fanno ancora. Addirittura ho visto un documentario di Roman Polanski che dice una cosa che io è una vita che lo penso, che dice che lui nei suoi film non ha mai fatto un'immagine originale, ed è una cosa che in Italia non la sento mai dire, perché le immagini sono talmente per noi che di originale c'è tutto. E allora Polanski lo dice perché ha avuto la sua scuola, e lui mentre dice questo dietro i contributi sono Orson Welles, Griffith, Michelangelo Antonioni, cioè registi che già hanno dato, ma ci metto anche Bellocchio che ha fatto dei capolavori, ha fatto i pugni in tasca, un film impensabile come opera prima, cioè una cosa meravigliosa, io voglio dire, mi rimane impressionato. C'è tutto un cinema che comunque oggi c'è, è bello il cinema, ecco, non voglio parlare male, però sicuramente non c'è più quella necessità dell'autore, no? E allora anche il direttore della fotografia si trova in difficoltà, nei giorni invece c'è la disperazione.
E la disperazione mi porta al fatto di costruire qualcosa. Certo, mi sto ammassando la vita, devo dire, perché passo da una città all'altra, da un luogo all'altro, però sicuramente serve anche a me. Serve anche a me perché ho paura sempre di fermarmi e di non sperimentare, che è una brutta definizione.